di trovarsi di fronte alla realtà di un ciclismo che dà molto, molto spazio agli specialisti del cronometro, con una differenza e una disparità notevole, perché nelle cronometro, come si è visto, si fanno i distacchi, si fanno anche in salita, ma non ci sono le salite che ci vorrebbero per dar fastidio a questi uomini. Quando comincia l'ultima settimana, Pantani è soltanto quarto, a 3 primi e 49 d'Azzulle. Ma finalmente arrivano le Dolomiti. Il pirata è teso. Ha a disposizione soltanto 3 tappe di montagna per provare a sconvolgere la classifica del Giro. Marco la mattina delle gare era quasi inavvicinabile. Non si chiacchierava molto. E poi lo capivi subito, perché quando te parlavi lui non ti rispondeva, quindi voleva starsene in silenzio. A rivolgergli una domanda c'era da avere quasi timore. Lui quando cominciava a brontolare, cominciava a essere nervoso, comunque era un po' la sensazione che stava arrivando alla condizione buona. La prima tappa sulle Dolomiti è quella di Selva di Val Gardena, con i suoi 5 passi. Duran, Staulanza, Marmolada, Pordoi e Sella. La salita giusta per attaccare è la Marmolada. Lui doveva attaccare sulla Marmolada, solo che lui non l'aveva mai fatta nella sua carriera, non sapeva com'era questa salita. Io gliel'avevo raccontata e ho detto, guarda che dura, è dura. Il russo Pavel Tonkov, secondo in classifica, accende subito la miccia. Pantani invece aspetta. Siamo a metà della Marmolada, io ero, non ce la facevo più stare lì con lui, gli faccio, oh, ma quand'è che attacchi? E lui mi fa, ma quand'è che inizia Marmolada? Io ho detto, guarda che mi abbiamo già fatto a metà. E dopo di lì è partito. Insieme a Pantani attacca anche Guerini. Mentre Guerini ora sta dando una mano importantissima al pirata. Quando Pantani e Guerini arrivano al Sella, Pantani lanciatissimo verso la maglia rosa. Tonkov è già dietro di loro. E Zulle è in piena crisi. Attenzione il ritardo di Alex Zulle rispetto a Pantani. 3 primi e 15 secondi. Sul rettilineo finale Pantani ha già la maglia rosa sulle spalle e lascia la scena al compagno di fuga Guerini. Ed è Guerini, come logica voleva, che vince la tappa. È la prima maglia rosa per Marco Pantani. Ma il suo vantaggio in classifica è minimo. 30 secondi su Tonkov, 31 su Guerini e un minuto su Zulle. Nulla è ancora deciso. Il Giro d'Italia si vince alla fine. Attenzione che ecco scatta Pantani. Parte Pantani. Questa volta il duello è tra Pantani e Tonkov. Io non ho mai perso la speranza di vincere il Giro. Fino all'ultima tappa ci ho sempre creduto. Pantani scatta a 4 km dall'arrivo. Tonkov risponde. Lanciata la volata, ma è Tonkov che dovrebbe vincerla. E lo brucia sul traguardo. Ero sicuro di me, mi sentivo forte, sentivo di poterlo battere. Ormai è una lotta a due. L'appuntamento decisivo è fissato per il 4 giugno, sulla salita di Plan di Montecampione. La giornata è torrida. E l'asfalto si scioglie sotto i tubolari delle biciclette. Le nostre squadre, la sua e la mia, ci hanno portato ai piedi della salita. Poi toccava a noi. Il duello al sole comincia a 16 km dal traguardo. Attenzione, scatta, scatta Pantani. È stato calocato di Pantani, sì. Testa a testa, Pantani-Tonkov. Pantani-Tonkov. Si decide il Giro d'Italia. Pantani scatta, Tonkov resiste. Il suo attacco era bestiale. Io ero motivato e in salita andavo forte anch'io. Tonkov deve stare nella scia di Marco Pantani. Non ha nessun interesse ad attaccare, la salita è lunga. In questo momento si è tolto il cappellino pure Pavel Tonkov. Mi raccontava, io non volevo girarmi per dargli l'impressione che non ce la facevo più. Allora guardavo l'ombra della sua ruota. Lui guardava, io guardavo lui. Era tattica. Facevo lo scattino, poi guardavo l'ombra, la ruota era ancora lì.
Tonkov non molla la presa. Allora poi scattavo, guardavo ed è ancora lì. E vedete proprio i continui cambi di ritmo di Marco Pantani, ha buttato via addirittura gli occhiali. Essendo un pirata che doveva essere diverso dagli altri, avevi il piercing qui nel naso, fa. Mi sono cavato anche il piercing perché mi sembrava che mi pesava, mi dava fastidio. Pavel Tonkov incollato alla ruota di Marco Pantani, non gli lascia neanche un centimetro. E sul finale della salita? Non mi sentivo più le mani né le gambe. E mi disse, ad un certo punto non ne avevo più. Ho visto che non c'era più l'ombra della ruota. Ho dovuto mollare. Attenzione! Attenzione! È il momento detto. Decisivo! Pantani scatta! Tonkov si è seduto! L'ennesimo scatto adesso... è stato decisivo! Ho perso la sua scia. Non ne avevo proprio più. Ormai sul rettilineo finale per questo applauso, questo osanna da parte di tutti i tifosi. Sul traguardo di Monte Campione per il Pirata è un trionfo. Arrivato al traguardo, ha alzato le mani, ha fatto quasi come uno sbuffo, come per dire ce l'ho fatta. Non era contento, quasi come avesse così compiuto una missione, no? Ma c'è un'ultima insidia, la tappa a cronometro, da sempre un problema per tutti gli scalatori. Si corre a Lugano e Pantani non vuole lasciare nulla al caso, controlla ogni dettaglio della bicicletta. Sicuramente avevamo lavorato un po' sul mezzo meccanico, sul fatto che lui in bicicletta stesse in una posizione un po' diversa a cronometro rispetto all'anno prima. Chiedeva al meccanico di abbassare il manubrio di un millimetro, cioè proprio degli spostamenti impercettibili. Via Pantani, e a questo punto l'attesa è finita. Occhio al cronometro per questo testa finale. Già alla prima curva si capisce che quello che vedremo è un altro Pantani. Aggredisce la pianura come non ha mai fatto. Pedala con le spalle ferme e tiene l'impugnatura allungata del manubrio, come un vero cronoman. Dopo 3 chilometri, non solo non ha perso niente, ma è addirittura in vantaggio su Tonkov. 8 secondi in questo momento il vantaggio di Marco Pantani su Pavel Tonkov. I due rivali restano appaiati per i primi 30 chilometri. Poi, quando sono svanite le speranze di recuperare lo svantaggio, Tonkov cede. Alla fine, Pantani conserva la maglia rosa. Nessuno si attendeva una prova di queste dimensioni. Nessuno si attendeva un Pantani così grande. Il Giro d'Italia è finalmente suo. Credo che oggi veramente il coraggio e la paura veramente di perdere questa maglia mi ha dato delle energie incredibili. Sul podio di Milano, Pantani è sul gradino più alto, vestito di rosa. E il ciclismo italiano è in festa. Mi ricordo che gli dissi, guarda dai, se vieni ci mi faccio biondo, no? Che poi io... ai miei capelli ci tengo, li ho sempre avuti abbastanza sul lungo. Ma la devozione è senza limiti. Vai. Tutti i compagni di squadra si tagliano i capelli a zero, a immagine e somiglianza del loro capitano. Non è stata una bella cosa, però per lui si faceva tutto.
Pantani dedica il suo trionfo a Luciano Pezzi, grande vecchio del ciclismo italiano, gravemente malato. Il loro sogno comune è il Tour, ma Luciano Pezzi non ci arriverà. Muore pochi giorni prima della partenza e il pirata parte per la Francia con un grande dolore nel cuore. Era come un padre Luciano per Marco, e poi gli trasmetteva tutta la sua esperienza che ha avuto in tutta la sua vita sportiva Luciano, perché dai tempi era da gregario di Coppi fino al direttore sportivo di Gimondi e altri atleti. Ecco. Quando comincia il Tour de France 1998, i favoriti d'obbligo sono due. Il campione in carica Jan Ullrich, nuovo Kaiser del ciclismo mondiale, e Marco Pantani, attesissimo dopo le imprese del Giro. Il cronoprologo a Dublino lancia segnali confortanti per Ullrich e pessimi per Pantani, che in 5 km e mezzo perde 43 secondi da rivale. Era partito come se era una scampagnata, difatti in 6 km prese 40 secondi. E tutti lo criticarono perché dicevano: ah, è già soddisfatto della vittoria al Giro, non si è allenato, così. Invece no, perché io mi ero allenato con lui in quel periodo dal Giro al Tour e mi ricordo che mi ha sfinito. La situazione per Pantani peggiora ancora di più dopo la settima tappa. Una lunga cronometro vinta da Ullrich e in cui il pirata perde 4 minuti e 21 secondi. Si aspettava un Tour scoppiettante, sta diventando una corsa monotona, dominata da Ullrich e dalle polemiche sul doping che coinvolgono vari corridori. Non si riusciva più a vivere, era diventato comunque un mondo molto, si respirava aria pesante. Ma... Finalmente arrivano le montagne e sui Pirenei comincia la rimonta del pirata. Pioveva ormai, la corsa era definita e tutti andavano su tranquilli perché dicevano ormai per la vittoria non si lotta più, però lui nel Peresur da 2 km dalla vetta, pam, ha piantato il suo schiattino a Ullrich e rosicchiò quei 30-40 secondi, un minuto a Ullrich. Il giorno dopo, sulla salita di Plateau de Bay, il pirata attacca ancora. Mancano 13 km all'arrivo, quando Pantani se ne va. Eravamo all'inizio della salita, Ullrich forò 2 km prima, e lui non l'aveva visto, stava per attaccare, l'ho preso per la maglia e dice: oh, aspetta che rientra Ullrich, fa perché? Ha forato. Dopo che è rientrato, attaccalo, sennò sembra che l'hai attaccato, che ha forato. Lui non l'aveva visto. Aspettato un po', okay? E poi pam, gli ha piantato uno dei suoi scatti micidiali. In montagna è impossibile tenergli testa. Non lo riprende più nessuno. Ullrich stavolta non vince, anzi perde 1:40. Il distacco tra Ullrich e Pantani comincia ad assottigliarsi. Quando arrivano le Alpi, Pantani ha ancora 3 minuti di ritardo da Ullrich. Per vincere ci vuole un'impresa leggendaria. La tappa adatta è la 15ª, quella che arriva a Le Des Alpes il 27 luglio. Sapevamo che lì dovevamo fare la differenza. La tensione anche da parte nostra, a differenza delle altre volte dove cercavamo di tenere tutto molto calmo, era alta. Provavamo a nasconderla, però era pressoché impossibile. Domani invece sono tre montagne, quindi bisogna dargli almeno qualche minuto a Ullrich. Speriamo che faccia caldo, perché lui aveva questa caratteristica. Più faceva caldo, più gli altri avevano dei problemi, più gli stava bene. Mattina dopo c'era un diluvio allucinante. Eravamo in luglio, ma per me era una giornata invernale. Acqua tutto il giorno, freddo. Quando comincia la salita del Galibier, il primo ad attaccare è Luc Leblanc. Scatta nuovamente Leblanc mentre accelera Ullrich, poi Ullrich in seconda posizione, arriva Pantani. Potrebbe partire Pantani, eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di e Pantani. E non risponde Ullrich. Non risponde Ullrich. Ullrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere. Aspetta Leblanc, si è voltato, ha rallentato, ha capito che Luc Leblanc può essere in grado di dargli una mano. Adesso qui comincia veramente la parte più difficile della Galibier. Intanto ha staccato tutti. E riparte Pantani. Pantani ha fatto il vuoto. Era riuscito a staccare Ullrich e quasi quasi non sapeva neanche lui se aspettare che rientrasse oppure provare da lontano così. Quando Pantani attacca, mancano più di 50 km all'arrivo. Ullrich
ha sofferto moltissimo il Galibier. All'imbocco del Galibier il Panta ha cominciato a scattare.